L'ultimo negozio. Aspetta, forziera. Perché è indicato sulla mappa? Revelio! Non ci ho fatto caso, ma è indicato sulla mappa. Te lo fa vedere così? O perché l'abbiamo... No, mi sembra averlo fatto questo. Abbiamo un altro punto di teletrasporto qua. Non l'abbiamo messo. Allora. Vabbè, qui in fondo la via. Ok. Questo? Sì. Revelio. Ecco una mente curiosa. Quindi si può salire adesso. C'è nulla? Qua, buonasera. A proposito, guardiamo un attimo. Equipaggiamento. Quindi anche questa cosa qua. Questo è straordinario la 4, questo è eccezionale 6. Differenza del solito. Questo dovrebbe essere comune, no? Altro questo non ha nulla. A differenza del solito, il viola dovrebbe essere più alto del blu. Invece, a quanto pare non è così qua. Pare che questo è livello 4, questo è livello 5. Può darsi che un straordinario di livello 5 sia viola. Comunque. Ok, difesa 6. Non abbiamo niente qua, impugnature abbiamo anche. Ah, ecco, stavo dicendo, poi mi sono dimenticato. Non so se avete fatto, se mi è mai venuto, non, se vi è mai venuto in mente, ma Harry Potter a me un po' ricorda, cioè, ha preso qualcosa di Star Wars, secondo me. Cioè, guardando anche il discorso delle bacchette, no? Che ognuno c'ha la sua, vi ricordate i cristalli, no? Per fare le spade laser. Quello in più, anche a volte i combattimenti, secondo me c'è un pizzichino di ispirazione, c'è secondo me. Vediamo questo da nulla 6, buono. Ecco, chiaramente sì, ecco, loro hanno fatto che puoi modificare l'aspetto, perché ci sta, perché rischi magari a un certo punto che diventi una specie di arlecchino solo perché vuoi tenere sui vestiti migliori, ma magari non ti piacciono, no? Perché anche questi occhiali qua sono stranini, sembrano da saldatore, sembrano più o meno. Qua non abbiamo nulla e qua non abbiamo nulla. Ah, questo è attacco, 6, ok. Abbiamo cavalcature volanti. Ecco, un'altra cosa che non sono riuscito a fare è collegare il mio account sul loro sito. Cioè, io l'ho fatto e poi non riconosce la mail. L'ho anche confermata, ma non mi riconosce la mail. Non lo so. Riproverò magari adesso, nei prossimi giorni. Magari i primi giorni non funzionava bene il sito, non lo so, non ho idea. Potenziamenti per la scopa. Ok, abbiamo 300 monete. Allora, anzi, vediamo anche qua. Qui c'è qualcosa di nuovo, vediamo.
Eccolo qua. Se ci serve quella roba lì, l'Orc Lump e il Dittamo, che in realtà costa un sacco, mi sembra, no? Ora abbiamo questa. Come facciamo? Ruota degli strumenti e le B. Si possono realizzare sui tavoli alchimici o sui banchi da giardinaggio, dopo aver acquistato le ricette delle pozioni e i semi a Hogsmeade. Oppure si possono acquistare direttamente dai mercanti, ovviamente, già fatte. Allora, poi qua... quello che abbiamo visto qua, carina l'immagine, ma fa un po' ha un aspetto grafico un po' dei vari giochi che con un amico chiamiamo cerca cerca, oppure sarebbero hidden object, cioè quei giochi in cui devi cercare gli oggetti su schermo. Hanno spesso questo tipo di stile, diciamo, grafico. Mi viene da usare il mouse in questo caso, che facciamo prima. Pietra di luna, perché questi hanno la V? Perché li abbiamo presi? Questi li abbiamo visti ma non li abbiamo presi, forse questo è il discorso. Dobbiamo fare le sfide, noi, missioni. No, qua uno di 4, uno di 2, quindi no. Invece sì, occhiali del capo burlone, cappello del capo burlone, giaccone del capo burlone, 0 di 15 però, giaccone, questo è un vestito femminile, un tagliere con la scollatura dietro. Boh. Vabbè, ok, ecco, quando si esce da mava per esempio ha per un attimo un collasso, non so perché, non so, deve ricaricare qualcosa. Revelio, ma qui non c'è. Aspetta un attimo di qua. Scusa se ti guardo in casa. Ok, qua c'è un altro di questi. C'è anche una pagina qua. Allora. Ok, uno di 15. Che parliamo con lui. Mi scusi, sono qui per le magiformule richieste dalla professoressa Weasley. Lo studente di Matilda. Ti stavo aspettando. Sono il proprietario della bottega. Thomas Brown. Mm-hmm. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. Purtroppo non ancora, signore. Ah, allora la farai presto. Si tratta di magia allo stato puro. La creazione di qualcosa dal nulla. Non sempre è semplice, ma per fortuna in tuo aiuto ci sono le mie magiformule. Tu esercitati e lascerai a bocca aperta perfino la professoressa Weasley. Di certo è qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Le magiformule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ma lascio alla professoressa Weasley l'onore di farti lezione. Per ora, ecco quelle che ti servono. Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero? Credo di sì, signore. Bene. Non c'è niente di meglio che coltivare i propri ingredienti e distillare ciò che vuoi quando vuoi. Diamo un'occhiata. Che costano anche di meno, mi sa. Da un'occhiata così a quello che ho. Che ne dici? Allora, eccolo qua. Magiformula per banco da giardinaggio con vaso piccolo. Sblocca l'abilità di evocare un banco da giardinaggio con vaso piccolo. Un banco con un vaso solo. Usa nel vaso per coltivare tutte le piante magiche di cui hai bisogno. Già che ce ne serviranno un po'. Invece questo alchemico piccolo che consente di preparare tutte le pozioni di cui hai bisogno.
Se ti interessa, dai pure un'occhiata al resto del mio inventario. Mangiatoia. Gli occhi per animali. Beh, è tutto. Sarà meglio che vada a cercare Nancy adesso. Un farming simulator. Tutto prodotto vegetale. Rettilizzante. Ok, queste sono fasi grandi. Pentola saltellante. Questo tipo di pentolina magica prepara periodicamente una pozione casuale. Vabbè, 3000 però. Vaso medio, due vasi medi, tre vasi medi. Alchimico angolare. Un tavolo alchimico angolare che consente di preparare tutte le pozioni. Cosa intende per angolare? Cioè sull'angolo della stanza? Cos'è? Boh, vedremo. Revelio. Ah, eccolo qua, l'ho trovato. Ok, scala incantata. Ah no, questo è un altro. Questa scala incantata si rivela strattonando un libro specifico presso Tommy e pergamino. Schiettalo. Lo strapazzi, allora. Il proprietario del negozio, Thomas Brown, vende un'ampia varietà di volumi, inclusi magi formula e utili per l'evocazione. L'evocazione però di solito è temporanea, queste sono fisse. Revelio. Salve. Ok, niente, dobbiamo raggiungere Netti. Qua c'è un po' di fuochi artificio. Zonkos. Se non parla. Revelio. Allora, sapone di uova di rana. Una viscida sorpresa attende chiunque provi a lavarsi con questa particolare saponetta. Una volta immersa in acqua, dalla schiuma uscirà una marea di girini guizzanti. Che bei scherzi. Andiamo su. Revelio. Per uno qua. Questa? Vabbè, affari per quelli che sono rimasti sotto. Non sono scappati? Pupù bomba. Tra gli scherzi più amati dai combinaguai, le pupù bombe producono un terribile effettore che costringe alla fuga chiunque si trovi nelle vicinanze. Vabbè, ci credo. No, questo invece... Ah, stavo dicendo, cioè, è strano il discorso delle ombre, si vedeva fuori prima. Boh, è probabilmente per risparmiare sui calcoli. C'è un limite orizzontale, dopodiché non vengono disegnate le ombre, a quanto sembra. Alcune animazioni mi sembrano in motion capture a me. Si vede anche qua, non so se notate. Un tipo quasi un centimetro sotto, nel mio caso. Andiamo da Netti. Ah, ho tutto. Ho capito che cosa intendevi quando dicevi di non sapere qual è il tuo negozio preferito. Passeggiamo ancora un po'. Forse oggi è il giorno in cui riuscirò a scegliere. Adesso trovo.
questo è fatto meglio di quello che c'è nel film. Bombarda! Allontanatelo dagli edifici, via dal villaggio. C'è anche il fratello. Perché mi ha dato il... E quello cos'era? Stavo cercando di batterlo al suo stesso gioco. Mi piace, mostrami. Ehi là, sei ancora viva? Tutto bene? No, pensavo che mi facesse l'attacco quello... Via. Non ho fatto in te. Però cioè, ogni colpo che mi fa mi tocca curarmi. Perché? Ma non si è curato. Ok, stiamo già vedendo. Hogsmeade, sto arrivando. Ah, bisogna rifare tutto però. Ah, ho tutto. Ok, si può saltare. Saltiamo qua. Direi che mi colpisse con l'altra. E quello cos'era? Con l'altra che posso usare proteggo e poi gioco. Però non mi piace, mostrami. Più facile che mi faccia. Ho schiacciato ma. Però cavolo, si mi becca. Guarda, sta vacillando. Alla buona. Dobbiamo assicurarci che rimanga così debole.
questa magia antica sembra perfino un po' cattiva, però. Oh cielo, un altro troll. Avete davvero sconfitto un troll adulto in due? Così pare. Ne ho un ricordo confuso, sinceramente. Per la barba di Merlino. State bene? Sì, ed è un piacere rendersi utili. Avete un coraggio da leoni. Eppure la stoffa da Auror, secondo me. Se non avete subito ferite nello scontro, allora potreste aiutarmi a rimettere al loro posto alcune cose. Certo, agente. Singer. Agente Singer. E grazie ancora. Gente. Allora, io è già la seconda volta che menziono questo Auror, ma io non so cosa sia. Non so se si è scritto nei libri, magari. Hai un momento, per caso? Vado a vedere che cosa vuole. Ok, noi facciamo qua. Riparo! È veramente una magia. Ecco fatto. È tornato come nuovo. E questo qua, sospeso qua? Fortuna, non hanno fatto altri danni. Reset. Ah, vabbè, qui c'è qualche glitch. Ok, vabbè. Riparo! Visto che deve aver venduto molto, visto che deve essere giocato da molti, speriamo che facciano un buon lavoro di... Un'informazione in meno per la gente Silvia. Di patching. Quelli perché hanno fatto questa... Ok. Angist di Woodcroft. Questa statua rappresenta Woodcroft, membro di Tasso Rosso e sedicente fondatore del villaggio di Hogsmeade, dopo essere stato allontanato da casa da persecutori babbani. Cosa nel mondo, l'altro mondo? Abbiamo già visto che c'era lì, c'è un forziere, questa cosa qua. Ok, teletrasporto. Ma che piacere rivederti, no. Mio giovane amico, non l'avevamo preso. Ok, altra pagina qua. Tazzo. Pensiamo a cosa sei. Sei carino, dai. Cosa fa? Lancia le... i sassi. No, voglio il gatto, ma perché non l'ha accarezzato? No, ancora. Dai. Vediamo se me lo... Oh. Cioè, pensavo come lanciare i sassi, ma non li lanciava, non mi sembra, perlomeno. Finché non erano inquadrati proprio bene bene. Qua. Revelio. Ah, da qua no. Ok, da qua. Ovviamente, fondato nel 1750 e con sedi a Parigi, Londra, Hogsmeade. Screech & Sons offre una grande varietà di indumenti. Io non ne ho visto niente, però. E accesso. E poi è un buco. Una grandissima boutique e poi è un metro quadro. Accessori adatti a una clientela magica. Il signor Augustus Hills e il suo socio Otto Dibble saranno lieti di assistere tutti i clienti che varcheranno la soglia, occupandosi con particolare dedizione a quelli privi di gusto stilistico. Detta così sembra che gli rifilano la porcheria a quelli che tanto... Guarda che c'è un'altra Revelio. Un'altra pagina qua. Tanto quelli Accio. Non che siamo al sesto. Quello? Non ci posso prendere. Cos'è? Sparito. Qua c'è una scopa, non possiamo usarla. Vabbè, andiamo finalmente al negoziante.
Stavamo giusto parlando di te. Buongiorno, non credo che ci conosciamo. Permettimi di presentarmi, Augustus Hill, commerciante di capi straordinari. Voglio ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli orrendi troll e per aver riportato la pace a Hogsmeade. È stato un piacere. Francamente meriteresti un ordine di Merlino, ma ho qualcosa di più utile per te. Abbigliamento per maghi Stracci & Sons, è la mia bottega. In catalogo tengo anche capi unici che garantiscono protezioni salvavita, diciamo. Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento per ciò che hai fatto oggi. Stracci, Stracci e figli. Grazie, signore. Grazie, signor Hill. Molto generoso da parte sua. È il minimo che possa fare. Prova questo per capire la taglia, va bene? Oggi ho parecchi articoli interessanti. Fai con comodo. Vediamo un attimo qua. Abbiamo i leggendari. Straordinario. Eccezionale. 7. Non è 7 uguale. Però questo non è paragonabile. Questo è 8. Questo... Ok, questo è paragonabile. Ok, sì. Il viola è superiore. E questo è livello 6, livello 6. Questo è però attacco 6, questo attacco 8. Quindi assolutamente. Direi che ti sta a pennello. Beh, ok, questo andrebbe benissimo. Sharp in tinta. Vabbè. Ok, attacco 5. La difesa no, eh. C'era il troll che ci ammazzava con un colpo. Direi che ti sta a pennello. Cioè, è uguale, identico, no? Mi sembra. Tranne che ha... Nessun cliente esce da Stracci. Ok, ci spiega come fare. Abbiamo già guardato, però. La statistica di difesa e attacco attuali sono visualizzate nell'angolo in alto a destra. Ok. Seleziona mantelli e abiti. E ma è identico, appunto. Promessa. Okay. Posto? Mi sembri una persona di buon gusto. Che calorosa accoglienza ci ha riservato Hogsmeade. A questo punto direi che ci meritiamo una bella burrobirra. Soprattutto tu. Che ne dici di andare ai Tre Manici di Scopa? Mi sembra una buona idea. Ottimo. Da questa parte allora. Vendo anche altri oggetti utili in combattimento. Qualora il tema dovesse interessarti, sarò lieto di mostrarti cosa ho in bottega. Posso bere il tè così? Buono, buono, grazie. Ma solo lui si muove, l'altra no? O qua? Ok, qua. Vabbè. Pensavo qualcosa di un po' più articolato. Sempre che non sia troppo impegnata, potresti persino incontrare Sirona. Non è solo la proprietaria, ma anche una strega molto potente. Un ottimo contatto. Dicevi che avresti catturato il bersaglio a Hogsmeade, che ti serviva solo un buon diversivo. Ed è quello che ti ho dato. Un diversivo che è stato sbaragliato con facilità. Rockwood. Puoi dirmi chi è? Cosa mi nascondi? Ricordati bene. Se non arrivi al bersaglio, non hai alcun valore per me. Il modello è fatto bene. Andiamo. Ci hanno visti? Non credo proprio. Che faceva quel goblin con Victor Rookwood? Ranrock è in combutta con Rookwood. Il goblin della Gazzetta del Profeta. Sapevo di averlo già visto.
Forza, infiliamoci nei tre manici, veloce! È stato bello rivederti, Logok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie, Sirona. Stammi bene. Ma una porticina più piccola invece che aprire il portone. Quando fa freddo, che cos'è? È tra bufera? Bene, cosa posso... Oh, abbiamo una faccia nuova. È la prima volta che vengo. Benvenuto. Oggi offre la casa. Ho sentito dell'attacco. Passerò a vedere come stanno gli altri residenti e bottegai. Sono felice che siate indenni. È merito suo. Ha ucciso un troll senza aiuto. Ma davvero? Complimenti. Grazie per questa. È un piacere. Ma io dico, dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto prima. Cos'è questa cosa? Qualcosa non torna. Magia. I prepotenti con cui abbiamo a che fare di solito... Ecco, appunto. Era Lodgok quello che se n'è andato? La tua clientela è peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. Appena voi due ve ne andrete, la qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Fossi in te non lo farei, Theophilus. Andiamo. Non farla tanto tragica. Sono qui solamente per lui. Non disturbare, si sta solo bevendo una burro birra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito. Ho detto di non disturbare. Pare che non vi sia bastato tutto il sangue versato oggi. Bacchette vieni, differenti. Vieni, Theophilus. I tre manici di scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Non berrai burro birra per sempre. Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Stai in guardia. Rookwood e Harlow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Troll, Ranrok e Rookwood? C'è qualcosa che non so. Prometto di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per adesso. Ma come fa a vederci con quei occhiali? Forse è arrivato il momento di tornare al castello. Alcune missioni hanno obiettivi aperti senza un percorso preciso indicato dalla bussola, praticamente. Parla con Nate fuori dai tre manici. Cos'è? Gli rubiamo il pasto? Posso? Vabbè. Allora. Carino qua, eh. Anche qua mi fa venire in mente, ovviamente è un ricordo falsato dal tempo che è passato. Mi ricordo quando avevo giocato Lord of the Rings Offline, che c'era una locanda in cui si andava dentro e poi uno poteva per esempio suonare uno strumento e faceva una piccola festicciola, diciamo così. Dopo ho visto che c'è... Là c'è un... Un sacco, penso. Un sacchetto. I tre manici di scopa, attualmente gestito da Sirona Ryan e presumibilmente vecchio quanto Hogsmeade, i tre manici di scopa è il mitico punto di ritrovo degli abitanti del villaggio e degli studenti di Oxford che desiderano godersi una bevanda. Dalla burro birra al whisky incendiario. Freghiamo qualcos'altro. Noi possiamo mangiare tutto e non pagare mai niente. Boh, un po' strana questa cosa, anche il dolce lo voglio. E non è ingrasso, tra l'altro. Rivello. C'è qualcosa, non sembra. Vabbè. Lì c'è un altro di quei quadri. Lassù, di sopra. È un'altra stanza anche qua. Cos'è sta cosa? Anche di qua, però. La sciarpa di lana. Quanto...
Aspetta, ci voglio vedere a portare le birre qua sopra. Buonissimo qua. Ah, tratta secondaria, così se uno beve la birra qua, poi esce di lì, non paga assolutamente nulla. Oh, è diseducativo questo gioco. Oh. Ah, serratura livello 1. Poi è un po' deserto, pare che adesso è in pieno giorno. Vabbè. No, che pieno giorno, anzi, è sera adesso. Magia, è già sera. Per fortuna c'era Sirona. Già, non si lascia intimorire da furfanti come Rookwood e Harlow. Voglio capire cosa sta succedendo e spero che me lo dirai. Ma per il momento, credo sia meglio tornare al castello. La professoressa Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Non voglio farla preoccupare. Devi trascorrere la notte in sala comune. Vai alla mappa. E... ok, seleziona Oswald. Sala comune qua. Ok, qua. Sarà comune di Grifondoro.